oggi spacchettiamo insieme questo, un pacco che sto aspettando da una dozzina di giorni. Infatti questo ordine l'ho fatto il 4 febbraio e oggi è il 16 febbraio. Molti di voi magari sapranno che il 4 e il 5 febbraio per 48 ore Jeffree Star ha fatto gli sconti sul suo sito, e non solo ovviamente, ma anche su Beautylish e Beauty Bay, anche perché a quanto ne so Jeffree Star non spedisce più in Italia, quindi dovete ordinare o da Beautylish o da Beauty Bay. Io ho preferito ordinare da Beautylish perché su Beauty Bay non ho mai ordinato, però ho sentito pareri non troppo positivi, soprattutto sulle spedizioni, quindi ho preferito ordinare su Beautylish, che è invece un sito americano, quindi c'è la dogana. Ma la cosa bella di Beautylish è che voi non dovrete poi pagare la dogana quando il pacco arriverà in Italia e quindi aspettare che controllano il pacco, lo sdoganano e passa un sacco di tempo. Loro vi fanno invece pagare tutto direttamente già sul sito, quindi al momento dell'ordine, oltre a pagare i vostri prodotti, pagherete anche le spese doganali. Con questi sconti pagavate 12 dollari invece che 18 tutte le tinte della collezione invernale, quelle della collezione permanente no, sono rimaste 18. Poi pagavate 55 euro il set di tutte le tinte invernali invece che 99 mi sembra, e poi c'era a metà prezzo, ovvero 22,50 euro, la Beauty Killer, ovvero la sua prima palette, quindi a metà prezzo direi che era un ottimo affare. E quindi ho fatto un ordine, ho ordinato la Beauty Killer ovviamente, che mi mancava e avevo già intenzione di ordinare insieme all'Androgyny Palette, che è la sua seconda che deve uscire, però visto che era a metà prezzo ho detto la ordino adesso. E poi ho ordinato tre tinte, soltanto una è della collezione invernale e le altre due invece sono della collezione permanente, quindi l'ho pagata a prezzo pieno. In tutto ho speso 84,60 dollari, dei quali 70,50 dei prodotti, mentre 14,10 delle tasse. Invece le spese di spedizione erano gratis dopo, non mi ricordo bene, mi sembra dopo i 50 euro, non vorrei dire una cavolata, però mi sembra dopo i 50 euro. Quindi come vi dicevo prima, le spese doganali le ho pagate direttamente sul sito. Comunque adesso andiamo a spacchettare perché io non vedo l'ora. Qui sulla scatola c'è scritto "pacchettato con amore a San Francisco", e poi qui troviamo invece i miei prodotti. Ok, qui niente, c'è semplicemente scritto che cosa ho ordinato e i miei dati. E poi qui sotto c'era anche questa carta come imbottitura, quindi direi che i prodotti erano anche protetti bene. E questi sono i miei prodottini, cioè questa carta con il marchio di Beautylish e Jeffree Star Cosmetics. Qui c'è dell'altra carta come protezione. E poi ci sono i miei due pacchettini. Guardate che carini, cioè li impacchettano proprio bene. Partiamo da questo grande che suppongo sia la palette. Come potete vedere anche la palette era protetta benissimo all'interno della confezione, infatti ha la carta plasticosa quella con le palline, non so come chiamarla, con le bollicine quelle che scoppiettano, insomma. Preparatevi perché passerò tutto il video a scoppiettare bollicine. Qui c'è la scatola tutta super fucsia, andiamo ad aprirla. La scatola è di un fucsia veramente intenso, mentre la scatola è di un rosa più pallido come l'interno della scatola. C'è scritto in rilievo Beauty Killer in nero e poi c'è il simbolo di Jeffree Star in oro. Dietro invece non c'è assolutamente nulla. Pensavo ci fosse una pellicola protettiva dentro, però quella non c'è invece. Come vedete all'interno c'è uno specchio che è abbastanza grande. Qui sopra c'è il simbolo di Jeffree e anche qui sotto c'è scritto Jeffree Star Cosmetics, sempre in oro. E lo specchio, sì, direi che è parecchio grande. Anche carina la cornicetta che hanno fatto, che non so se riuscite a vederlo, ma non è proprio rettangolare, diciamo. Questi sono i colori all'interno. I colori sono Star Power, Princess, Violence, Rich Beach, Courtney, Expensive, Confession, Vanity, China White e Black Rainbow. Ovviamente in questi giorni testerò al massimo la palette, così vi porterò al più presto una recensione dove vi svuocerò tutti i colori e vi dirò che cosa ne penso. E vi dirò ovviamente anche se i colori sono performanti, quindi se vale la pena acquistare questa palette. Anche perché tra un mese, mi sembra, esce la palette nuova, quindi vorrei sapere se in generale Jeffree Star ha una buona qualità come ombretti. Ovviamente poi la qualità della seconda palette potrebbe variare totalmente, cioè potrebbe essere molto molto migliore, ma anche decisamente peggiore, quindi non si sa mai, però vabbè, giusto per farci un'idea, io comunque vi porterò la recensione, non vedo l'ora di testarla.
Poi ho ordinato tre tinte. Una è della collezione invernale, quindi l'ho pagata $12 perché era scontata, mentre le altre due erano a prezzo pieno, quindi $18. Prima di aprirle volevo avvisarvi che ho scelto dei colori super pazzi e so che magari per molte di voi non sono portabili. Io personalmente non mi faccio problemi a portare i colori più strani, quindi ho deciso di prenderli anche perché ho tantissimi rossetti, rossi, rosa, viola, marroncini, quindi volevo provare dei colori appunto un po' diversi, visto che Jeffrey ha comunque una vasta gamma di colori particolari. No, cioè guardate che belli, anche senza farli apposta ho preso tre scatoline di colori tutti diversi. Le scatoline non rappresentano il colore che c'è all'interno. Sono bellissime. Infatti una è rossa, che è quella dell'edizione natalizia di quest'anno, quindi quella che ho pagato di meno. Poi ce n'è una fucsia, che è dello stesso fucsia della scatola della palette della Beauty Killer. E poi ce n'è un'azzurra. Adesso passiamo ai colori pazzi. Dell'edizione natalizia ho deciso di prendere Crocodile Tears. Essendo dell'edizione natalizia non ha il tappino fucsia, ma invece il tappino rosso. E il colore è questo. È verde. Lo so che non è molto portabile, che ha un colore particolare, però in realtà all'inizio non volevo nemmeno acquistarlo. Proprio quando ho visto che era scontato mi dispiaceva lasciarlo lì, perché ho pensato, non ho neanche un colore del genere nella mia collezione e non è facile da trovare, soprattutto una tinta a lunga tenuta verde. Io non l'ho mai vista in giro, magari ce ne sono in tutti i negozi, però non l'ho mai vista personalmente e quindi ho detto dai, proviamola. Il secondo colore è altrettanto pazzo perché è Blue Velvet. Come avrete capito dal nome, Blue Velvet è ovviamente una tinta blu. A guardarla dal packaging ha quasi dei leggerissimi riflessi violacei. Io non l'ho ancora sbocciata, quindi non vi so dire, magari poi sulle labbra non si vedono. Anche di blu non ne ho altri nella mia collezione. All'inizio pensavo di prendere Jet Set, che è una tinta di NYX, però già che facevo l'ordine da Jeffrey ho preferito appunto prendere una delle sue tinte, perché a quanto ho capito dalle altre recensioni hanno una qualità migliore. Ovviamente prima io mi voglio fare una media, non mi voglio mai fermare a ciò che dicono gli altri. Ovviamente oltre alla recensione sulla palette vi porterò anche la recensione con gli swatch sulle labbra di tutte le tinte di Jeffrey, giusto per capire se vale la pena di spendere $18. Terza e ultima tinta che ho ordinato è Weirdo. Anche questo è un colore non troppo portabile, però già meno particolare degli altri, diciamo. Infatti è questo nero matte bellissimo. Wow, è proprio un nero intenso, perlomeno vedendolo dal packaging è veramente un nero nero nero. Spero che abbia anche questa resa sulle labbra. Bene ragazzi, quindi questi erano i 4 acquisti che ho fatto su Beautylish. Ovviamente vi lascio il sito giù in descrizione, così se anche voi volete fare un ordine. E vi ricordo che vi porterò al più presto una recensione sulla palette, dove vi swatcherò tutti i colori e vi dirò anche che cosa ne penso e se vale la pena acquistarla, quindi se gli ombretti sono veramente performanti. Vi porterò anche la recensione sulle tre tinte, con ovviamente anche gli swatch sulle labbra per farvi vedere come risultano appunto una volta applicati. Bene ragazzi, questi erano i miei acquisti, spero che vi siano piaciuti, sebbene siano magari un po' pazzi e importabili, però secondo me il make up non deve servire soltanto per apparire più belli, ma anche come forma di espressione, perché per me perlomeno il make up è anche arte, quindi non mi interessa sempre apparire più bella, quindi mettermi sempre il rossettino che sta bene, voglio anche ogni tanto mettermi il rossetto pazzo che mi faccia sentire me stessa, perché per me il make up è arte. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciarmi un bel like e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video e quindi anche le recensioni di questi prodotti ovviamente, e nulla, vi saluto, ciao!